fatto che sono avanzate, cioè sono l'Andrangheta, prima il Dragone, poi i Grand Aracri hanno costruito la propria fortuna grazie anche e soprattutto ad agenti economici e a professionisti. In questo libro ci sono ben due capitoli che ha curato Federica. Uno è proprio l'economia integrale, l'integrazione dell'economia di Reggio Emilia, e l'altro invece e quindi stiamo parlando di agenti economici, imprese cooperative. Dall'altra parte invece c'è un capitolo che è tutto dedicato a quello che altri chiamerebbero zona grigia e invece viene chiamato gente d'intorno. Allora, volevo chiederti, chi è questa gente d'intorno? Sono professionisti, ok? Perché avete scelto cioè, l'hai intitolato gente d'intorno? Cioè, è spiegato in un libro, però volevo. E poi, a che livello è questa integrazione economica tra 'Ndrangheta e nuova, diciamo, società emiliana, economia emiliana? Sì, noi siamo partiti guardando all'economia, quindi tu parli di due capitoli, però a un certo punto ci siamo detti non possiamo non separare quella che è stata definita la gente d'intorno rispetto invece al contesto economico fatto di imprenditori, fatto di direttori di cooperative, di soci di cooperative, di piccole e medie imprese che per decenni, almeno in quei decenni che noi raccontiamo, hanno avuto un ruolo centrale, diretto o indiretto. Quindi abbiamo cercato di separare queste due categorie di persone e di professionisti, perché i professionisti, che non sono solo commercialisti, ma anche avvocati, ma anche giornalisti faccendieri, il capitolo forse più triste è quello che riguarda le forze dell'ordine, che è già stato anticipato dal professore. Perché le persone che hanno ruotato attorno al clan e attorno alle imprese legate al clan sono diverse e sono tante. La fotografia che ne esce è sicuramente molto variegata. Abbiamo raccolto molte testimonianze e talora rimanendo sbalorditi dalle risposte che ci sono state fornite, date. Perché quello che può essere affermato è che il livello di consapevolezza da parte dell'imprenditoria del mondo cooperativo emiliano è stata veramente molto bassa. Ma a parte il livello di consapevolezza che a volte è stato basso, ciò che è mancato è stata una reale presa di posizione. Noi la maggior parte delle interviste le abbiamo fatte nel 2017, quindi l'inchiesta Emilia era già scoppiata. I giornali locali parlavano costantemente, quotidianamente, di quello che era successo a Reggio Emilia e non c'è stato un cooperatore che mi abbia, se non un soggetto che era stato sia nelle cooperative, ma poi ha rivestito ruoli politici, quindi era ibrido, no? Nelle sue funzioni private e pubbliche. Non c'è stato nessuno che ha preso reale posizione, non c'è stato nessuno che veramente ha dato delle risposte contrarie a quello che era successo. E punto fondamentale, non c'è stato nessuno che abbia denunciato quello che stava succedendo. E i racconti sono davvero strepitosi, anche racconti che riguardano ad esempio appalti o opere pubbliche che non sono nemmeno menzionate nelle inchieste. Quello che emerge è che chi opera in certi settori capisce e sa capire con molta facilità che qualcosa non funziona, che il mercato è contaminato. Non bisogna né aver fatto il corso del professore di sociologia della criminalità organizzata, né aver studiato la storia delle organizzazioni mafiose, in Italia o nel nord Italia. È molto semplice per chi conosce il contesto in cui opera riconoscere una contaminazione mafiosa. O comunque una contaminazione che può essere anche non nominata, perché nessuno la nomina mai. Un'intervista che ripropongo spesso, perché sicuramente per me e per noi è stato illuminante. Questo direttore di una cooperativa reggiana, purtroppo, come immagino
sappiate, le cooperative tra Reggio Emilia, insomma comunque emiliane, sono le più grandi, sono, non esistono quasi più, ne sono rimaste davvero poche a causa della crisi economica. Questo direttore di una cooperativa di autotrasporti mi spiega come già decenni prima era possibile comprendere che un'impresa era, lui non parla di impresa mafiosa, ma era un'impresa in grado di contaminare il mercato, in base semplicemente al prezzo. Vi leggo questo estratto perché è davvero illuminante. Qual è stata la sua impressione, grazie prof, qual è stata la sua impressione negli ultimi decenni, perché questo era un imprenditore che lavorava dagli anni 70, quindi ne aveva viste di cose che erano successe proprio a Reggio Emilia. E lui ci dice: c'è stata una sottovalutazione da parte di tutti, ha prevalso l'interesse economico, insomma sapere che quell'appalto lì, un camion ci sta o no, è molto facile, perché tutti sanno che il gasolio incide circa il 30% della tariffa, un dipendente incide circa il 40% della tariffa, le assicurazioni e via dicendo, i costi li sappiamo tutti, sono uguali per tutti, se per un appalto servono 10 camion e su quell'appalto uno ci fa uno studio sopra e c'è da spendere 1 milione di euro all'anno e uno mi fa un'offerta di 600.000 euro, uno si deve porre il problema, visto che l'80 o il 90% dei costi si sanno. Ha prevalso l'interesse economico di tutti, chiaro, arrivano imprese a prechiudi e poi io mi fermo lì, perché io a dire la parola mafia faccio fatica a capire, insomma. Le cooperative hanno sempre saputo che un appalto col prezzo non era normale. Con ste menate del prezzo è facile fare utili. Chiaro che arrivano imprese a prechiudi. Chiaro che io le chiamo così. Perché parlare di mafia io non ne so niente. Qui siamo nel 2017 e l'inchiesta Emilia è già scoppiata. Parlare di mafia io non ne so niente. Questa risposta rivela due aspetti. Uno l'ho già sottolineato ed è quello della consapevolezza, che in parte è mancata, ma in certi casi non è assolutamente mancata. La seconda è quella di non prendere posizione, mai. Un conto è non denunciare, un conto è prendere posizione a posteriori. E questo non è ancora accaduto in Emilia, come non è men che meno a Mantova, a Cremona. Noi parliamo di Reggio Emilia come epicentro, ma c'è tutto un territorio attorno che non vuole riconoscere, in cui nemmeno se ne parla, in cui nemmeno si sa che su quei territori si sta celebrando un processo. E quindi è sicuramente una situazione che io ho percepito all'epoca come drammatica. Ovviamente l'ho percepita come drammatica perché c'è un legame personale con questi territori, perché sono in parte territori che sento molto familiari e di origine. E tragico anche per quanto riguarda il ruolo dei professionisti. Quando si viene a sapere che una commercialista bolognese, una commercialista che ha un grande studio in centro, che è riconosciuta, a cui gli affari vanno molto bene, e si viene a sapere che questa commercialista è contenta, è fiera di avere rapporti con il boss dei boss, che è Nicolino Grande Aracri, che è per lei un vanto riuscire a fare affari con loro, perché controllano quasi 140 aziende, dice. Ovviamente non è detto che i numeri siano quelli, magari sono gonfiati, però lei con il clan ci fa i soldi, lei guadagna da questo rapporto e vuole che questo rapporto continui, ed è una commercialista bolognese, è una commercialista che si emoziona quando il boss, che è di passaggio a Reggio Emilia per il processo, la va a trovare in studio, dice: è un onore, dice a suo padre raccontandole di questo incontro. E questo stride con l'immagine che, o l'immaginario che si lega a Reggio Emilia, con un orgoglio particolare sia per quanto riguarda gli imprenditori, i commercialisti, dei valori che sono sempre stati rimarcati e rivendicati. Sicuramente l'impressione che si ha è che qualcosa sia andato storto, non solo per la commercialista, perché non è l'unica. Si parla sempre di questa Roberta Tattini perché è il caso esemplare, a leggere quell'intercettazione davvero si rimane stupiti, ma non è la sola, ci sono altri commercialisti che non vogliono sapere chi sono i loro interlocutori economici, lo sanno che fanno parte di un clan, però fanno finta di niente, non ci vogliono pensare. E questo è il voltarsi dall'altra parte che ha fatto in modo che il fenomeno non sia mai emerso a Reggio Emilia, non è emerso a livello giudiziario,
in questi anni, è iniziato a emergere dal 2015, ma noi raccontiamo una storia che inizia dagli inizi degli anni 80, e quindi c'è stato un ritardo che vede una responsabilità da parte di diverse categorie di persone, di professioni, di professionisti, che in questi territori è evidente, soprattutto in alcune province, e penso anche a quelle della Lombardia, non si sente nemmeno il problema, non si sa nemmeno che c'è un processo in corso. Se io vado a Mantova, non sanno che stanno celebrando un processo su quella provincia, su quella città, su alcune imprese, che ha riguardato un sindaco di Mantova, non se ne sa nulla. E quindi io spero, perché si è detto, questo libro ha fatto poco parlare, però questo libro non è ancora stato presentato a Reggio Emilia, quindi io aspetto che ci sia un confronto aperto, perché è giusto che queste cose si sappiano, è giusto che anche persone più o meno giovani reagiscano, che l'economia si dia da fare, che il mondo cooperativo riconosca alcune responsabilità che esulano dalle responsabilità giudiziarie. Noi non facciamo un processo, noi raccontiamo una realtà attraverso una disciplina che è quella della sociologia, quindi noi abbiamo un altro compito, però io spero se ne parli molto, perché è davvero un territorio che è stato in silenzio e non ha voluto vedere, è rimasto addormentato a lungo, decenni.